Sono Alessandro Traverso, sono titolare dell'Antico Mulino, una piccola realtà artigiana in mezzo all'Appennino, a confine tra la Liguria e l'Emilia. È nata come commercio e poi poco a poco, visto che era comunque in un contesto turistico, queste ricette, questi prodotti tradizionali che noi adesso andiamo a fare, che sono dolciari, sono prodotti da forno. Ci sono alcuni prodotti dolci e alcuni salati. Abbiamo cominciato quasi per scherzo a produrli all'interno del nostro negozio e venderli nel nostro negozio. Dopo la realtà è cambiata, nel senso che abbiamo cominciato ad aumentare la produzione, pur mantenendola sempre artigianale, e abbiamo cominciato a esportare il prodotto fuori dal nostro paese, diciamo, il nostro proprio ottone. E noi andiamo a stampare proprio questi biscotti manualmente, proprio perché il tipo di impasto, come è così fatto, non ha possibilità di essere lavorato con le macchine. Facciamo anche, ultimamente abbiamo lanciato due prodotti che sono forse tipicamente più liguri che emiliani, perché uno è la focaccia, la schiacciatina, che è una focaccia salata. Un prodotto semplice, però è un prodotto che piace molto, e ultimamente abbiamo fatto una specie di grissino, che io l'ho voluto chiamare rametto perché non si assomiglia a un grissino, si assomiglia proprio a un ramo di albero, proprio perché stando a contatto con la natura, questo ti fa così nascere queste idee. Abbiamo fatto questo rametto con un cereale particolare, anche questo sta avendo un buon successo. Noi abbiamo mantenuto una tipicità locale, dove questi biscotti che noi andiamo a fare sono dei semplici biscotti di pasta frolla, non è che siano cose, però abbiamo cercato di mantenere quello che si faceva tanti tanti anni fa. Il rapporto con RM è iniziato, bah, non so neanche io quando è iniziato tanti tanti anni fa. E non so proprio precisamente come abbiamo fatto a incontrarci, non lo so. So che io all'epoca cominciavo a fare questi prodotti e li confezionavamo in qualche modo, nel senso che avevamo messo un vassoio, mettevamo un po' di pellicola, cercavamo comunque di creare un pacchetto bello da vedersi. Mi sono ritrovato con RM, e quello che mi ha colpito di questa azienda era forse la stessa passione, lo stesso amore che aveva nel fare il proprio lavoro come faccio io. Ed è questo forse il fatto che dopo tanti anni ancora, che sono passati forse più di 20 anni, ci ha consolidato e ci ha fatto crescere insieme. Un po' per necessità, un po' per tradizione, un po' per passione, ci siamo trasformati ampliando e facendo questi prodotti che inizialmente li vendavamo nel negozio e poi li abbiamo potuti portare fuori. Quando abbiamo dovuto portarli fuori, ci siamo accorti che dovevamo vestirli, perché insomma, un conto è venderli in un negozio, un conto è comunque esporli su uno scaffale, comunque farli vedere, farli conoscere. E devo dire che la scelta con RM è stata vincente, perché comunque ci ha dato la possibilità, ci ha dato un vestito ai nostri prodotti, e che ne vado orgoglioso e fiero. Adesso sicuramente c'è un'attenzione in più, perché comunque abbiamo un mondo che è un mondo di corsa, è un mondo che cambia. E riuscire comunque a stare al passo, o perlomeno non perdere quello che si è guadagnato, no, dopo tanti sacrifici. E dobbiamo capire, cioè io specialmente devo capire che forse mi rimane difficile, ma insieme a RM forse riesco ad avere una forte collaborazione, perché
la gente adesso un po' sui social, un po' sui siti, un po' proprio per questa pandemia che ha portato gli acquisti sull'e-commerce. E comunque stanno cambiando le abitudini. Di conseguenza in RM ho trovato uno staff, un team di persone che mi hanno dato delle cose positive, nel senso che è suddiviso in vari settori, da chi gestisce i siti, chi gestisce i social, e tutti i ragazzi attivi, bravi, che hanno saputo e stanno, perché adesso abbiamo fatto proprio con loro di recente il sito nuovo, dove hanno voluto un insieme di immagini per cercare comunque di capire effettivamente il cuore dell'azienda. Ed è questo che è importante, cioè riuscire a trasmettere quello che l'azienda ha. Cioè, mentre l'industria segue altri standard, altri parametri, l'artigiano, almeno noi dobbiamo mantenere la tradizione, la tipicità del prodotto, perché sennò spariremo nel nulla, specialmente in questa globalizzazione che tende proprio a far sparire già prodotti di altissima qualità e già noti in tutto il mondo. E di conseguenza adesso la nostra sfida sarà quella, insieme a RM, di trovare queste sinergie per poter essere presenti sul mercato non tanto in volumi, ma presenti come prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio. Consiglierei RM perché è un'azienda che secondo me mette in primo piano i valori delle aziende.